Ciao, benvenuti su Spiegato Semplice. Oggi vi voglio parlare di un sito studio.polotno.com che non è altro che un'alternativa valida a Canva. Se già conoscete Canva sapete già di cosa sto parlando. Canva, sapete benissimo che vi permette di fare delle modifiche grafiche, delle elaborazioni grafiche, come ad esempio le immagini copertina per i nostri video su YouTube, oppure l'immagine copertina del canale YouTube. Ora, Canva è un ottimo sito, vi dà tantissime funzioni e ha però dei limiti, nel senso che ha un piano gratuito con alcune limitazioni e quindi su Canva, per poter superare questi limiti, bisogna passare al piano a pagamento. Questa cosa non accade invece su questo sito studio.polotno.com, vi consente di fare tutto in modo gratuito. Allora, se noi volessimo fare ad esempio l'immagine copertina del nostro video su YouTube, basta andare qui in fondo, quindi sulla sinistra, su questa barra degli strumenti, su Resize, e come vedete ci sono varie cose da poter selezionare, come Instagram Post, Instagram Story, Instagram Ad, Facebook Post, Facebook Cover, quindi la copertina, Facebook Ad, YouTube Thumbnail, YouTube Channel Full HD. Noi se volessimo creare appunto l'immagine copertina di un video su YouTube, dobbiamo cliccare su YouTube Thumbnail, dopodiché andiamo su Template. Qui, come vedete, ci sono già vari modelli da poter utilizzare. Ad esempio ne prendiamo uno a caso. Questa è già un'immagine copertina di un eventuale video su YouTube che riguarda la palestra, l'attività fisica. Come accade su Canva, noi possiamo modificare tutto ciò che troviamo sul modello, quindi possiamo cambiare ad esempio il colore del testo, facciamo rosso, possiamo cancellare quello che non ci interessa. Possiamo farlo direttamente sull'immagine oppure andando su layers, quindi livelli. Se avete un po' di dimestichezza con programmi come Photoshop, già siete abituati a lavorare con i vari livelli. Infatti i livelli non sono altro che le varie cose che troviamo sull'immagine che possiamo nascondere, modificare o addirittura direttamente cancellare. Ad esempio questo è lo sfondo, possiamo cancellarlo. Possiamo poi ovviamente cambiare sfondo con andando su background, quindi ad esempio clicchiamo questo e mi fa cambiare lo sfondo. Se volessimo caricare una nostra immagine, andiamo su upload image, selezioniamo un'immagine che ad esempio la nostra foto profilo, possiamo ovviamente ridimensionarla e posizionarla dove vogliamo. Possiamo anche inserire delle forme su shapes, varie forme, quadrati, rettangoli, cerchi, si possono fare tantissime cose. Possiamo ovviamente inserire delle foto che già di default ci suggerisce il sito. Ad esempio questa, possiamo già inserirla, queste foto. Possiamo inserire le icone, ad esempio l'icona di YouTube, di Instagram, che ovviamente è possibile sempre modificare a nostro piacimento. Quindi su Icons troviamo tutti i vari loghi delle varie aziende, dei vari siti, e possiamo addirittura utilizzare delle frasi, diciamo, celebri da poter modificare. Quindi ad esempio questa qua, magari cambiamo colore, la facciamo bianca,
Quindi a questo punto possiamo anche spostarla, modificarla, possiamo inserire la nostra frase che vogliamo. Ciao, eccetera eccetera. Possiamo creare anche codici QR. Codice QR, ad esempio, inseriamo l'indirizzo del mio canale YouTube, copia e incolla, lo incolliamo qui, add new QR code, mi va a generare il codice QR. Se noi lo andiamo a scannerizzare, ovviamente andrà sul mio canale YouTube. Quindi, come vedete, su questo sito che si chiama studio.polotno.com è possibile fare tante cose gratuitamente. Come dicevo poco fa, a differenza di Canva, ad esempio, l'immagine copertina di un video YouTube, se noi lo volessimo fare un po' con dimensioni diverse, su Canva dobbiamo pagare, dobbiamo avere un piano a pagamento. Invece su questo sito è possibile modificarlo come vogliamo, senza dover pagare nessuna cifra, nessuna quota di abbonamento. Quindi questo è un sito di modifiche grafiche in alternativa a Canva. Vi consiglio di utilizzarlo, fatemi sapere cosa ne pensate. È molto semplice da utilizzare, non c'è niente da in realtà da spiegare, è molto intuitivo. Vi consiglio sempre di utilizzare anche i layers, sono i vari livelli. Comunque, da qui potete sempre modificare, potete mettere uno sopra l'altro, che è molto importante, potete cambiare posizione, eccetera eccetera. Quindi possiamo modificare gli effetti, la luminosità, effetto seppia, cioè tante cose che possiamo fare su questo sito, davvero utile per chi ad esempio gestisce un canale YouTube o magari una pagina Facebook. Ovviamente, una volta completate le varie modifiche, basta soltanto cliccare su download. Possiamo selezionare PNG, JPEG o PDF e fare il nostro download. A quel punto noi avremo scaricato il nostro lavoro fatto. Bene, per adesso è tutto da Spiegato Semplice. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare e di condividere il video. Vi aspetto sempre qui. Chi ancora non l'avesse fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale Spiegato Semplice. Ciao!